Open your eyes. Inside, in this wonderful city of the heart, and look around and see these beautiful avenues and see the peace coming towards you and stand still. Questo è il risultato della colata, dello stampo. È stato un calvario. L'avevo estratta, mi è caduta in terra, si è rotta in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 pezzi. Li ho rincollati tutti e adesso è così. Mi piace molto il viso, il fatto di calzari è stata una scoperta, perché ha dei difetti, io gli vedo, ha tanti difetti, e mi dicevo, chi non ha dei difetti, in un modo o nell'altro, fisicamente, anche Miss Mondo o Mister Universo si trova dei difetti. Ma non sono solo quelli importanti. E al di là comunque di questa cosa, in questo modello, questo andare avanti, lavorare la Davida, che può apparire esagerato agli occhi di qualcuno, diciamo, sei ancora lì? Sì, sono ancora qui. Sono ancora qui, ho fatto un altro giro, in questo giro ho scoperto i calzari, ho scoperto il viso, ho scoperto un costume fatto a squame, che mi divertirò a dipingere, e ho scoperto la scorticatura, i lividi, le botte, i pestoni che si ricevono nella vita e si danno anche, ma quelli che si ricevono sono scritti sul corpo, cicatrici, morelli, lividi, succhiotti, queste cose qui. Che mi serve raccontare che nel bello della vita c'è anche la durezza, no, di passare certe situazioni, parto dopo parto, sia maschi che femmine, passano attraverso cose che ti strizzano. In questo periodo dove c'è la guerra mondiale, perché la tensione del mondo è tutta lì, per cui la guerra è mondiale, dove c'è questa terza guerra mondiale in atto, che non si sa come evolverà, ma di fatto si sa come si sta evolvendo, c'è una guerra, no? Io faccio la Davida. Cosa c'entra? Cosa c'entra una scultura che è il simbolo della pace, la quale io lavoro dal 1992 fino adesso? In un momento dove si sente una richiesta forte di pace, cosa c'entra la Davida, che è il simbolo del monumento alla pace che io voglio fare, che faccio nella mia vita, dove la spendo, secondo me, nel modo migliore che potevo fare per non sentire di averla gettata via. Mi ha lasciato una testimonianza del mio essere contento di esserci in questo momento. Duro, duro,
su tutti i livelli, ma anche entusiasmante, sotto alti, perché ci si sta svegliando. E io sento che va tutto bene. La lotta c'è, forse ci piace, senza lotta ci annoieremo, bisogna essere svegli. E per essere svegli bisogna essere in pace, connessi con la pace. E allora hai già vinto. E la pace è la conquista che l'essere umano farà. Che non rimane nient'altro. Se vuoi salvarti, devi trovare la pace dentro di te. E la Davida ha un messaggio da darti per facilitare il trovare la tua pace che è dentro di te. Per cui sono contento di lavorarla ancora. Il video finisce qui. Non so quello che ho detto, ma lo sottoscrivo perché è uscito dal cuore. Alla prossima, in questo evento mondiale.